Non posso, ho i biglietti per un'inutile partita di baseball. Chi viene con me per morire di freddo come non gli è mai successo in tutta la vita? Vengo io! Cacchioso, ci divertiremo come mosche su una cacca di cane. Mi dispiace, la cacca di cane è piena. Benvenute, signore! Questa cos'è? Oh, ciao ragazzi, purtroppo mio zio Ray è morto l'altra settimana e mi ha lasciato questa auto sportiva d'epoca. Joe, è fantastico che tuo zio sia morto, ma mi dispiace tanto per la tua auto. Ovviamente voleva dire il contrario. Dite del sistema e il telo, io devo mettermi il costume, un pezzo intero che a una certa età diventerà il tipo di costume che avrò per i successivi 40 anni. Ehi, Lois, ti ricordi quella volta che l'abbiamo fatto sotto al pontile? Quando tornerò a scuola i miei amici brillantinati mi diranno dimmi di più e io risponderò che eri una sgualderina. Mamma, devi tagliare la salsiccia e spalmare il burro a Stewie. Sì, aspetta, ci penso io. Ecco, mangia tutto, piccolino. Cavolo, Peter, hai rovinato la sua sedia. E Bonnie chiede cos'è questo chiasso. Toc toc. Stewie, puoi andare a vedere chi è? Cosa? C'era qualcuno che bussava alla porta. Ero io, ho solo detto toc toc. Eccolo di nuovo. Non so neanche come elaborarla questa cosa. C'è qualcuno qui che vorrebbe vederti. È il tuo orsacchiotto. Ah, non devi fare il falso modesto, so che era tuo prima. Ebbene, vorrei che riavessi il tuo Skippy. So che cercherai di fermarmi, ma ascoltami. Ok. Ottimo, allora te lo lascio qui, così. Spero che siate molto felici insieme, Chris. Il suo posto è con te, non con me. Beh, ora dovrei tornare al mio libro. Quella è una sveglia, però, ok? Ok, Stewie, papà deve tosare l'erba in questo giardino pieno di sassi. Ti metterò in questo seggiolino troppo piccolo per te, nel punto in cui i sassi voleranno. Aspetta, cosa? Un momento, fermo! Eccoci, parte! Wow, sono un bel po' di sassi! Sveglielo! Sono tornati i topi campagnoli! Si capisce dalla quantità di questi sassi! Guarda come volano! Pensi ancora che trasferirci fosse una pessima idea? Non saprei, viviamo ancora con tua madre! Volete smetterla, ragazzi? Sta arrivando Peter con qualche problema di gioco. Quagmire! Eravamo d'accordo per il tocco a due mani, poi Chris mi ha colpito con una mano e ho detto che non contava, ma lui ha contestato il touchdown, così gli ho fatto un buco in testa con la palla e ora non si muove, riesce a sbattere le ciglia, ma nient'altro. Allora il mio cane è sempre tuo padre? No. Chris ha detto che vale come touchdown! Non so, ma dovunque mi trovi mi sento fuori posto, è un mondo diverso da quello a cui sono abituato. Bravo, fallo un'altra volta e lo mettiamo ai voti. Cacchio, dove hai imparato una battuta così? Oh, ci sono molte cose che non sai di me. Sai, Peter, io e te non siamo poi così diversi. Anche tu hai problemi di erezione. Chris, eccoti qua. Patty, che succede? Non è l'ora di puttaneggiamento. È per tua sorella Meg. Lei è morta. Allora devo andare. Aspetta, ma dove vuoi andare? Vado in un club dove sono troppo giovane per entrare ad ascoltare una band della casa discografica dell'emittente che produce lo show. Ehi, chi ha lasciato il suo gender fluido nella doccia? Quei ragazzi al mio fianco eravamo l'organizzazione criminale più potente di Coag. Vivevamo come dei re finché le cose non cominciarono a precipitare dopo il furto alla Lufthansa. Volevamo avere un basso profilo, ma non tutti erano d'accordo. Ehi, occhi aperti, è rubato! Frena, frena, frena! Vorresti nuotare in quelle condizioni? Ora sono ok per nuotare.
Ah, no, non lo sono. Posso solo ruotare come un giocattolo da vasca motorizzato. Ti prego, aiutami e sbrigati. Sto per essere investito dal pensionato che fa le vasche. Presto, non mi sente? È in testa una pubblicità sui soldi da investire. Quali sono i tuoi obiettivi da pensionato? Superare un ciccione con le braccine che si agita in una piscina pubblica? Tiro Price, abbiamo le risposte per te. Guarda quel tipo. Lui ha fatto le scelte giuste. Sicuro siano tutte camere con un solo letto? Sì, regole del motel. Oddio, che schifo. Non immagini questa cosa la rabbia che mi fa. Sembra che abbiano semplicemente unito due letti singoli. Vado a parlare col direttore. No, non lo fare. Insomma, il Terminator... Champagne e fragole ricoperte di cioccolato? Sì, metta pure lì vicino alle candele. Beh, direi che è stata proprio una giornatina di quelle. Comunque, sono bello e pronto per il letto. Ehi, dici che potrebbe succedere sul serio? Mi sa che sono troppo pesante per questo giro. Sono progettate per ogni tipo di stazza, tranquillo. Aiuto! Sono troppo pesante! Sono troppo pesante! Sono troppo pesante, signor Quagmire! Sono troppo pesante! Sono troppo pesante, Glenn! Sono troppo pesante! Sono troppo pesante! Sono troppo pesante! Ah, ho preso una foglia. Che ci facciamo qui, Papone? Beh, ora che ho capelli lunghi e unti, facciamo un'offerta per un deposito abbandonato. Signori, l'asta sta per cominciare. Allora indossiamo tutti i pantaloncini corti. Se sì, scuotete chiavi e ninnoli dei vostri furgoni. Molto bene. Il primo lotto all'asta di oggi contiene i membri della band Sugar Ray. Ogni mattina ci sono dei vecchi che fanno delle offerte per quattro schifosi letti della mia band. Chiudi la porta, baby, non dire una parola. Non hanno perso lo smalto. È per questo, Chris, che ci siamo svegliati alle 5 di mattina e ci siamo fatti 150 chilometri. Alexa, dammi le notizie di oggi. Ecco il tuo sommario quotidiano. A Washington DC, il congresso ha varato le misure... Alexa, vai dritta ai compleanni delle celebrità. Oggi Mario Lopez compie 47 anni. Non ci credo. Dovrebbero dirlo alla sua faccia. Come hai ragione. Dico sul serio. Ok, ci vediamo più tardi, Alexa. Sei la mia migliore amica. E tu sei... sei fichissima, Lois. Migliori amiche. Ehi, mamma, mi è venuto il ciclo mentre ero sul divano! Ricorda, volevi una famiglia e volevi questa vita. Ho le scarpe sul tetto, prendile. Dove sono andati tutti? Ah, cacchio, mi arrendo. Paula Cole, la odio, avrei dovuto riconoscerla. Wild West, lei e mia figlia Meg. Anche lei ha i baffi, sai? Sì, lo vedo. Piacere di conoscerti, Meg. Wow, hai una voce fantastica. Mi registreresti il messaggio della segreteria telefonica? Oh, ne sarei felice. E puoi farlo sembrare una delle tue pubblicità dei pick-up. Se cerchi qualcosa di robusto, qualcosa di durevole... con una scorta infinita di benzina e un portello posteriore che sembra fatto per lo scarico, allora stai cercando Meg Griffin. Magari Meg non sarà granché a vedersi, ma con due airbag di forma diversa non ti dispiacerà farci un giro chissà dove e dargli tutto te stesso. È pronta per la strada. E anche per essere montata a lungo. Meg Griffin. Lascia gentilmente il nominativo e i tuoi numeri romani dopo il suono del campanaccio.